Buongiorno a tutti, io sono Jacopo Basagni della redazione di Rizzoli Education e presento questo webinar dal titolo I numeri della storia contano. Questo incontro è tenuto da Roberto Balzani, che è professore, che è qui accanto a me e che è professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Bologna ed è autore per Rizzoli Education di un manuale triennio di storia che si chiama Come siamo? La storia ci racconta. E che esce quest'anno con noi ed è attualmente nelle scuole per farsi conoscere. E questo webinar tratta di una domanda molto ampia in realtà: quante questioni circondano i numeri, le fonti, i dati che vengono portati a sostegno della storia? Quindi tratta di alcuni temi fondamentali: l'importanza delle fonti, dei numeri e quindi la loro attendibilità. La variabile del tempo trascorso dall'evento che i numeri o le fonti raccontano, e il tema della propaganda e dell'interpretazione dei numeri in alcune situazioni, come alcune che stiamo vedendo molto da vicino. Di questo e di altro ci parla Roberto, in un momento storico in cui, come mai siamo sommersi di dati e di numeri, ma in realtà non sappiamo bene che cosa significano, anche per recenti accadimenti di guerra, non sappiamo bene perché è nata, chi vince e chi perde, nonostante che siamo sommersi di informazioni. Per questo do la parola a Roberto. E buongiorno a tutti. L'argomento di quest'oggi è effettivamente un argomento classico della storia, ma anche dei manuali di storia. I manuali di storia sono pieni di numeri, di dati, oltre che di date, ma questi numeri naturalmente non hanno lo stesso valore, questo è evidente, nonostante noi come storici cerchiamo di renderli il più possibile omogenei, almeno da un punto di vista formale, poi in realtà dietro questi numeri ci sono dei livelli di attendibilità e di costruzione dei dati medesimi molto diversi. Questo è il motivo per il quale anche all'interno di un manuale per i licei, si è tentato di in qualche modo distinguere questi livelli, in modo che gli insegnanti poi fossero in grado di, se lo intendono naturalmente, di spiegarlo ai ragazzi. E quello che mi propongo di fare oggi è quello di dare conto di una carrellata, in una rapida carrellata, di quelle che possono essere le fonti di dati che si trovano in un libro per la scuola, ma in generale nei libri di storia, e come approcciarle e come anche spiegarle, al di là dei contenuti dei singoli, dei quantitativi dei singoli contesti. E diciamo che io mi sono posto alcuni problemi, come normalmente bisogna fare quando si costruisce una lezione. Perché non possiamo fare a meno dei numeri? Il dato quantitativo fa parte della nostra percezione della realtà. In ogni momento della nostra vita noi abbiamo a che fare con elementi di quantità, non soltanto quantità di anni o di tempo, naturalmente, quindi una quantità temporale, ma anche le quantità che riguardano l'economia, le quantità che riguardano le guerre, le quantità che riguardano i processi sociali. Quindi dei dati, dei numeri non possiamo farli a meno. Però purtroppo non è facile costruire delle serie di dati attendibili. Perché? Perché per farlo c'è bisogno di un rilevamento e il rilevamento di dati concreti, discreti, cioè definiti e omogenei e comparabili, è una cosa molto complessa e realmente praticata a livello di società contemporanee, a livello di società da non più di un paio di secoli, se vogliamo essere un po' generosi. Quindi per tutto quello che c'è prima, come vedremo, l'elemento dell'attendibilità del dato è una questione aperta. Che cosa possono dirci i dati? Beh, indubbiamente possono comunicarci tantissime cose. Noi possiamo comparare, che so io, due battaglie, ma un conto è che a queste battaglie abbiano partecipato poche migliaia di individui e un conto è che ci abbiano partecipato 100.000 soldati, per esempio. Quando noi compariamo le guerre nelle guerre di liberazione dell'America Latina nei primi anni dell'Ottocento e contemporaneamente le guerre napoleoniche in Europa,
beh, lì la differenza quantitativa è veramente clamorosa e questo già è un elemento importante. Quanto sono affidabili questi dati? Problema apertissimo, perché i dati possono essere parzialmente affidabili, totalmente inaffidabili e raramente completamente affidabili. Perché? Perché i sistemi di rilevamento, come vedremo, sono piuttosto complessi. Naturalmente ciò significa che abbiamo bisogno di semplificare e spesso di creare, come dire, delle comparazioni quantitative che hanno più che altro il significato di cercare di rendere i nostri interlocutori partecipi di differenze di scala. Ecco, questo possiamo riuscire a farlo ed è una semplificazione di solito utile. Spesso noi non abbiamo la possibilità di comunicare dei dati precisissimi dal punto di vista numerico, però possiamo riuscire a dare una sensazione di rapporto. E questo mi sembra una semplificazione in ogni caso perseguibile. Come mettere in guardia dalle letture presentate in modo erroneo? Beh, questo è più difficile e naturalmente la presente conversazione cercherà anche di affrontare questo tema delicato, che naturalmente è molto presente in quasi tutte le forme di restituzione dei dati che non abbiano un certo grado di attenzione, una soglia di attenzione. Un economista americano una volta ha detto che se torturi abbastanza i dati confesseranno sempre qualsiasi cosa. Questo è una specie di caveat iniziale che metto a vostra disposizione perché, ahimè, i dati non sono più attendibili delle fonti scritte. Hanno gli stessi problemi interpretativi, il fatto che essi siano raccolti, quindi manipolati, pone dei problemi di anche interferenza di colui che effettua la raccolta e quindi non sono affatto più sicuri di testi, di lettere, di documenti d'archivio, non sono più certi, non sono più veri di quelli. Quindi con questa attenzione io mi propongo di fare alcune ulteriori considerazioni. Nel libro di testo troverete la prima forma di infografica, di diagramma, di grafico che sia stata pubblicata. Stiamo parlando dell'Inghilterra della fine del Settecento, è questo famoso diciamo grafico di Playfair, che è un intellettuale che si propone di mettere in comparazione le entrate e le uscite dal punto di vista dell'import-export della Gran Bretagna. E questo naturalmente significa creare un rapporto e questo rapporto viene per la prima volta raccontato attraverso questa forma che oggi è assolutamente normale, è quella che noi vediamo abitualmente. E risale alla fine del Settecento il tentativo di dare alla forma economica questa veste grafica. Nell'Ottocento ci saranno moltissimi altri tentativi di maggior successo e perfezione, ma diciamo che questa è l'inizio della nostra storia. Quindi stiamo parlando degli ultimi 15 anni del XVIII secolo. Un'altra, le prime infografiche evolute, quelle che trovi bellissime, sono quelle di Minard, stiamo parlando degli anni 60 dell'Ottocento, e qui vedete questi flussi azzurri, sono l'approvvigionamento di cotone dagli stati del sud della Unione Americana alla fine degli anni 50, dei primi anni 60, e quell'altra striscia che vedete è invece l'approvvigionamento che proviene dall'India, dall'est, sempre di cotone, e che pian piano sostituisce quello americano che per alcuni anni si inaridisce per effetto della guerra civile. E questa è una, e poi c'è la striscia
marroncina, che è invece quella che proviene, il cotone egiziano, che comincia anch'esso ad arrivare al porto di Liverpool per alimentare i grandi cotonifici dell'area di Manchester. Quindi vedete, qui stiamo parlando già di qualcosa di più evoluto, non c'è soltanto un flusso di dati, ma c'è la geografia che interferisce col dato e c'è un vero e proprio racconto geopolitico, cioè il grandissimo mercato del cotone greggio che è assorbito dal cotonificio britannico, che subisce questo trauma, questa specie di tracollo nel momento in cui scoppia una guerra. Oggi ne siamo anche noi testimoni. Quando c'è una guerra ci sono delle fonti di materie prime, di energia, che vengono alterate sulla scala globale, soprattutto se si tratta di una guerra importante, e a quel punto bisogna trovare delle soluzioni. Le soluzioni che trovano gli inglesi è quella di andare a prendere il cotone, ovviamente da un'altra parte, con maggiori complicazioni, ma è una strada che alla fine consente loro di sostituire questa fonte. Qui abbiamo invece, e qui comincio con un tema invece che si ritrova più frequentemente nei manuali, la questione dell'attendibilità dei dati remoti. In realtà, nel momento in cui parliamo di incremento demografico del XIII, XV secolo, di stima di morti per la peste nera, noi facciamo delle interferenze, delle semplificazioni per forza di cose, non possiamo fare diversamente. I dati che abbiamo sono dati circoscritti, sono spesso assunti su basi di libri dei nati e dei morti, parrocchiali, su delle scale molto ridotte, e ci sono delle proiezioni di questi dati che vengono fatte a livello di aree più ampie, come per esempio una monarchia nazionale oppure uno stato regionale. Qui stiamo parlando ovviamente di dati remoti, solo molto latamente attendibili. Non abbiamo delle serie di dati continuative attraverso i secoli, omogenei per ampi territori, e quindi di conseguenza siamo costretti a fare delle semplificazioni. Naturalmente queste cose si dicono abitualmente, si tratta di tentativi di stabilire dell'ordine di grandezza, vedendo i libri dei morti, andando a fare dei sondaggi dal punto di vista archeologico nei cimiteri, spesso ci rendiamo conto che ci sono dei momenti in cui la concentrazione delle persone scomparse aumenta, e quindi di conseguenza facciamo questa ipotesi. Naturalmente ciò è più facile nel momento in cui abbiamo a che fare con un grande trauma come un'epidemia, come la peste del 600, per esempio, e è molto più difficile quando si tratta di misurare le differenze demografiche, le alterazioni del flusso demografico in presenza di, diciamo, di una normalità dell'assetto epidemiologico, per cui le variazioni non sono granché significative. Qui naturalmente la possibilità di errore diventa naturalmente molto più alta, però è inevitabile che si facciano dei tentativi. Qui invece siamo di fronte a approssimazioni, anche in questo caso, della popolazione del Settecento, popolazione per continente, la popolazione per stato. I censimenti cominciano a essere praticati in maniera veramente sistematica nel corso dell'Ottocento, ce ne sono anche nel corso del Settecento, ma si tratta di forme ancora imperfette, e quindi anche in questo caso stiamo parlando di approssimazioni che con le quali, delle quali è bene dar conto ai ragazzi, in modo tale che essi non le ritengono oro colato, anche se il tentativo è poi quello di trasformarli in numeri, e i numeri come tali sono definiti e quindi hanno, come dire, un potere comunicativo di verità che viene apprezzato come tale. E bisogna creare un contesto di messa in guardia in questi casi. Diverso è il caso quando gli stati cominciano a dare i numeri. Gli stati cominciano a dare i numeri
soprattutto abbiamo visto alla fine del Settecento per l'importazione e esportazione, quando abbiamo delle politiche mercantilistiche, cosiddette mercantilistiche, oppure nell'Ottocento, quando per ragioni soprattutto fiscali gli stati incominciano a tassare determinate forme di produzione, e quindi attraverso i dati che ci provengono dagli elementi fiscali noi cominciamo ad avere un'idea di quella che sia l'ordine di grandezza di un fenomeno. Per esempio, sui numeri della rivoluzione industriale britannica i dati cominciano a essere abbastanza affidabili già nella prima metà dell'Ottocento, proprio perché ci sono delle esigenze di contabilità interna dello Stato che rende necessaria una raccolta di queste fonti e una loro organizzazione. Non è ancora un'organizzazione assolutamente precisa, ma lo Stato britannico comincia a farlo proprio in virtù dell'imponente creazione di un processo di produzione che, al di là dell'immaginabile, comincia a farlo precocemente rispetto ad altri stati. E qui abbiamo anche l'esigenza che si manifesta a metà dell'Ottocento di cominciare a creare delle strutture, organizzazioni internazionali che riescano a mettere in comparazione alcuni dati degli stati, dati che riguardano l'import-export, dati che riguardano la produzione industriale, la produzione di carbone, la produzione di ghisa, la produzione di acciaio, la produzione tessile. Ecco, queste grandezze necessitano della possibilità di essere comparate, perché sempre più gli stati si percepiscono in una sorta di competizione fra loro, e per questo la statistica esige delle grandezze omogenee. Difficilissimo creare un accordo sulle unità di misura, non soltanto sulle unità di misura dei singoli prodotti, ma anche proprio sul modo di raccogliere questi dati. Questo non è un compito facile, e i congressi internazionali di statistica a partire dalla metà degli anni 50 cominciano a fare quello. Uno dei primi pionieri di questa idea di creare statistiche mondiali affidabili è un intellettuale che si chiama Quetelet, che comincia a farlo fra il Belgio e la Francia, e poi naturalmente coinvolgendo l'Inghilterra, nella seconda metà dell'Ottocento. È un passaggio molto importante, perché finalmente ci pone il problema della comparazione. Questa è una cosa da dire: i dati che noi abbiamo precedentemente, compresi quelli della rivoluzione industriale, non sono costruiti per la comparazione. Dalla fine dell'Ottocento noi abbiamo dati che vengono in qualche modo assunti o comunque riletti, riorganizzati dagli stessi stati o dalle organizzazioni statistiche degli stati per la comparazione internazionale, e questo naturalmente per noi è un passaggio molto, ma molto importante, un passaggio verso il futuro molto importante. Poi abbiamo alcuni casi nei quali siamo facilitati nella descrizione di un fenomeno. Prendiamo per esempio il censimento industriale del 1911 italiano, che naturalmente è riproposto anche nel manuale. Si tratta della prima occasione, il 50° Unità d'Italia, di capire come funziona l'industria nel nostro paese. L'industria, quindi la manifattura, ma anche la siderurgia, anche il tessile, la metallurgia, eccetera, eccetera. Ci sono dei dati che vengono raccolti sulla base di un censimento che non è della popolazione, ma è della produzione. E questo naturalmente per noi è importante perché riesce a comparare le diverse regioni del paese. Naturalmente non dobbiamo pensare che tutti i dati che vengono presi siano stati raccolti in modo assolutamente perfetto, tutt'altro. I censimenti anche dell'epoca, erano pur sempre compilati da persone, da uomini, e come tali soggetti ad errori o anche ad omissioni. E tuttavia, grazie a questa occasione, noi abbiamo la possibilità finalmente di comparare, nel caso italiano, la produzione industriale sulla base di dati almeno omogenei, il che è importantissimo.
teniamo presente che è la prima volta che lo Stato lo fa con una certa sistematicità. Siamo già nei primi anni del Novecento, prima i dati sono molto più fluttuanti per il periodo precedente. Questa è un'altra, oppure ci sono, c'è un altro modo di organizzare le fonti, quando lo stesso Stato raccoglie in modo storicizzato le fonti relative ai dati, per esempio, dell'emigrazione. Ci sono dei volumi editi all'inizio degli anni 20, per esempio, che raccontano, sono volumi ufficiali, quindi non opera di studiosi, ma volumi ufficiali che raccontano il movimento migratorio del paese dall'Ottocento fino a quel punto. Cosa vuol dire? Che ci sono dei dati statistici annuali che sono stati raccolti, comparati e organizzati. Ecco, in questo caso, anche in questo caso, il lavoro dello storico è facilitato. Ripeto, ciò non elimina i dubbi o i potenziali errori sui dati di provenienza, ma possiamo immaginare che ci sia un'attendibilità di fondo di questi dati, perché tutto sommato vengono raccolti secondo delle regole sistematiche che vengono declinate da coloro che fanno questo lavoro. E quindi di conseguenza quello che emerge, come vedete, è il ruolo, diciamo, vedete qui in questo caso una cartina che ha trasformato il dato in infografica o in cartografia, qui vedete il Veneto, la Campania e la Sicilia, che sono le regioni a più alto flusso migratorio durante gli anni della grande migrazione, fine dell'Ottocento, fino sostanzialmente alla Grande Guerra. Qui abbiamo invece, vi voglio far vedere anche questo perché è un caso molto originale, questi sono dati relativi al potenziamento delle flotte da guerra all'inizio del Novecento, cioè questa grande corsa agli armamenti. La corsa agli armamenti dei primi del Novecento avviene su due piani, uno è quello dei cannoni, sempre più perfezionati, quello che potrebbe essere oggi come comparazione i missili, e dall'altra parte le navi da guerra, che potrebbero essere paragonate agli aerei da bombardamento che troviamo oggi. Quindi dal punto di vista tecnologico la comparazione più o meno è questa. E quindi in questo caso, vedete, noi abbiamo a disposizione dei dati piuttosto precisi sulla escalation dal punto di vista della costruzione di navi da battaglia, cioè di corazzati, crociatori pesanti, delle principali marine all'inizio del Novecento, che danno un'idea di questa corsa agli armamenti che poi sfocia nell'enorme massa di materiale bellico che entra in gioco nel 1914. Ecco, in questo caso, questo dato è colto da un volume di uno storico inglese che raccoglie l'ascesa e il declino delle grandi potenze e quindi semplifica questo dato, però questo dato ha delle fonti di riferimento precise per i primi anni del secolo ed è il James Fighting Ship, cioè una specie di annuario delle marine da guerra che viene pubblicato dal 1900 circa e che raccoglie proprio i dati relativi a tutte le navi più importanti, cioè di una determinata classe di grandezza, delle principali marine del mondo. E li compara, questo annuario è stato pubblicato per tutto il Novecento, ancora in pubblicazione, ed è importantissimo perché questo ci consente, per esempio, di paragonare il tonnellaggio e quindi di creare delle fonti, questo sì, affidabili, completamente affidabili, perché i dati sono declinati non solo dai singoli paesi, ma sono poi verificati dagli esperti. Ecco, questo è uno dei pochi casi in cui il dato, potremmo dire così, è meno infiltrato da rischio di errore. In questo caso abbiamo, come dire, una sorta di supervisor esterno che, facendo un'operazione utile non soltanto agli stati, ma anche al mercato della cantieristica militare, agli esperti, gli strateghi, eccetera, eccetera, costruisce una fonte molto attendibile. E qui abbiamo uno dei casi, io ho cercato di proporla perché anche questo ci dà un'idea di come queste fonti poi non tutte siano
completamente così discutibili, in certi casi ne abbiamo di più che funzionano più e meglio di altre. Questo è un altro elemento interessante. Questo adesso vi faccio vedere, questo è un giochino, è un modo per rappresentare, per aggredire, aggregare il dato. Quello che vedete è uno scontrino di un supermercato e sulla sinistra, e sulla destra invece è il tentativo di aggregare lo scontrino per delle unità merceologiche in qualche modo omogenee, quindi non so, il cibo da una parte, le bevande dall'altro, i prodotti per la casa da un'altra parte e così via, proprio per renderlo più leggibile. Se noi prendiamo lo scontrino, trovate soltanto dei valori che più o meno, salvo alcuni casi, sono abbastanza simili, e dall'altra non riuscite a capire che cosa significa questo scontrino. Se lo andiamo a disaggregare attraverso questi, diciamo, poli concettuali, creiamo una specie di scontrino come se fosse una mappa concettuale. Beh, questo è un lavoro che fanno coloro che cercano di rendere comprensibile il dato. Il dato è oggettivo, nel senso che lo scontrino quello è e quello rimane, viene solo letto in una forma più facile, più comprensibile e anche più utile, tutto sommato, a coloro che vogliono capire qualcosa di più di questa spesa. Questa invece è una visione ingannevole, quando ci sono le scale, per esempio, che sono sbagliate, cioè quando ci sono dei fenomeni in cui la scala è troppo poco articolata, i valori sono troppo schiacciati e in questo caso non si riesce ad apprezzare le differenze. La creazione delle scale è direttamente funzionale a una tesi che si vuole naturalmente offrire all'attenzione di colui che guarda, quindi le scale non sono innocenti. Dire scalare per 1 o per 10 o per 100 naturalmente fa una bella differenza dal punto di vista percettivo, e noi dobbiamo sapere che questo perché, dobbiamo capire perché queste differenze diventano significative. Quindi c'è una tesi nel momento in cui presento un grafico fatto a sinistra o presentato a destra. Naturalmente ci sono delle percezioni che cambiano in colui che costruisce questo dato. La stessa cosa possiamo vedere in questo, cioè nelle famose torte. Ci sono proprio delle forme sbagliate. Se noi prendiamo il diametro di una torta, di un grafico a torta e lo dobbiamo moltiplicare per 4, naturalmente non possiamo moltiplicare per 4 il diametro, dobbiamo calcolare la superficie naturalmente della torta, e la superficie moltiplicarla per 4, cioè l'area complessiva di questo cerchio. Quindi ovviamente se moltiplichiamo per 4 il diametro ci viene un dato assolutamente poco comprensibile, alteratissimo, e questo è proprio sbagliato concettualmente, non è solo sbagliato perché c'è una manipolazione, questo è proprio sbagliato come grafico. Dall'altra parte invece, se vogliamo capire i rapporti, dobbiamo tenere presente di come si costruisce come si costruisce la torta, come si costruisce il grafico. Spesso si incontrano errori di questo tipo, molto più frequentemente di quanto si possa immaginare, e quindi questo è il modo per, diciamo, un modo per cercare di capire come si costruisce un grafico. Mi sembra che sia particolarmente utile per essere poi in grado di spiegarlo, e quindi lo consiglio come esercizio anche per i ragazzi, cercare di capire come farne fare anche a loro. Questo potrebbe essere un sistema per dare il senso anche di come si manipolano i dati. Ecco, questo potrebbe essere un esercizio utile che normalmente non si fa, ma che nel caso della storia è assolutamente necessario, perché appunto l'elemento quantitativo è un elemento così decisivo. E adesso volevo arrivare invece a una questione
più che anche più a che fare con tantissime cose che scriviamo in questi manuali o che diciamo. Ecco, purtroppo i manuali di storia sono pieni di scontri, di guerre, di massacri e di dati su queste guerre. La cosa è dolorosa, ma ahimè, è qualcosa che ha a che fare con l'umanità da sempre. E una delle cose più complicate è riuscire a capire quanti siano i caduti in una battaglia, anche recente, attenzione, e lo vediamo tutti i giorni. L'attendibilità dei dati che noi leggiamo nel conflitto in Ucraina è bassissima. Non li abbiamo i dati, abbiamo delle stime e abbiamo dei dati manipolati dalla propaganda, per cui quella che è la realtà la conosceremo soltanto probabilmente alla fine di questo conflitto, ammesso che sia possibile, perché sappiamo che tanti corpi vengono sepolti casualmente, così come avviene, così come vengono trovati, quindi di conseguenza si tratta di dati estremamente difficili. Allora, anche capire come, che cosa, di che cosa stiamo parlando non è facile. Gli inglesi e gli americani usano il termine casualties per perdite o vittime. Questo termine include in genere i morti, i feriti e i dispersi, quindi cose diverse fra di loro. In effetti, in tutti i conflitti è molto difficile separare il computo complessivo dei morti sul campo di battaglia da quelli che decedono dopo ore o dopo giorni in seguito alle ferite riportate. Questo è un elemento, cioè chi è che muore in battaglia? Muoiono quelli che muoiono quel giorno lì, in quel posto, o quelli che trascinano un'esistenza stentata per qualche ora, qualche giorno in un ospedale da campo e poi magari muoiono. Questo è un argomento fondamentale, naturalmente, che fa delle belle differenze, soprattutto in epoche nei quali la sanità di guerra era assolutamente inefficiente, per cui i dati dei feriti che morivano a distanza era molto significativo. E poi c'è il tema dei dispersi, che vengono calcolati anch'essi a distanza di giorni sulla base dei rapporti dei reparti che di solito includono caduti di cui non si è potuta reperire l'identità, però in determinate circostanze una quota di dispersi può essere rappresentata anche da disertori, cioè persone che sono ancora vive. Naturalmente questo può accadere in condizioni particolari, in altre condizioni non si manifesta proprio perché magari il controllo del territorio è molto solido nelle mani degli eserciti. Quindi già vedete che parlare di chi quando stiamo parlando, quando trattiamo di caduti, di vittime, chi sono queste vittime, di che cosa stiamo parlando? Parliamo di morti, parliamo solo di morti, parliamo di feriti, parliamo di quali feriti? E ovviamente anche i dispersi. Per dare un'idea di come sia difficile trovare dei dati su questo, io ho provato a fare a cercare fra quelli che sono le fonti, i dati più attendibili che noi abbiamo rispetto ad alcuni conflitti e ad alcuni scontri. Ecco, questo è il dato, per esempio, relativo allo sbarco in Normandia e qui siamo di fronte a dati molto precisi, relativamente molto precisi, come vedete non sono precisissimi, ma lo sono abbastanza perché noi abbiamo dei dati che riguardano il personale che è sbarcato su una spiaggia in quella mattina, in quel giorno. Il 6 giugno del 1944, quindi abbiamo le spiagge in cui sbarcano gli americani, che sono Omaha e Utah, e poi dopo ci sono gli altri degli inglesi, Juneau, Swartz, eccetera, i canadesi e così via. Quindi possiamo sapere quantitativamente quante sono le persone materialmente sbarcate, e poi dopo noi abbiamo i numeri delle persone che sono cadute il giorno stesso,
abbiamo dei dati sui caduti del giorno, abbastanza attendibili, cosa che non avviene praticamente mai, anche se non sono dati assoluti, abbiamo dei dati relativi. Noi sappiamo che nella famosa spiaggia di Omaha Beach, la prima spiaggia di Omaha, sono morte in quel giorno 2000, le perdite, per meglio dire, più che i morti, le perdite, che in questo caso rappresentano anche i prigionieri, sono stati messi nel computo, ma i prigionieri americani ovviamente quel giorno non ci furono. Stiamo parlando di 2500 persone in un giorno, che sono una quantità enorme, che però va comparata con le decine di migliaia che vengono sbarcati sulla spiaggia. Questo naturalmente significa che probabilmente le scene iniziali di Salvate il soldato Ryan di Spielberg non sono esattamente realistiche, nel senso che il grado di individui che vengono uccisi, sbarcati dai mezzi da sbarco, non è quel macello assoluto che appare in quelle scene, dalle quali sembra che siano praticamente uccisi tutti quanti. E se noi guardiamo le quantità, non è esattamente così, il che significa che probabilmente le postazioni tedesche erano state colpite più di quello che si poteva immaginare, che la loro capacità di reazione dopo i bombardamenti non era così precisa, così forte come possiamo immaginare, che le armi di cui disponevano erano anch'esse armi che esigevano una manutenzione. Non dobbiamo dimenticare che le canne delle mitragliatrici dovevano essere sostituite dopo un certo numero di colpi, perché altrimenti fondevano, e che gli stesse raffiche dovevano essere sparate a distanza di qualche secondo. Quindi diciamo c'è una complessità delle situazioni che dà conto di, anche contribuisce a dar conto di quello che succede. Ecco, se noi vogliamo avere dei dati precisi, dove i calcoli sono più precisi, arriviamo a questo livello di dettaglio, ma superare questo livello di dettaglio è praticamente impossibile. Cioè di altri eventi noi abbiamo dei dati estremamente più aleatori. Pensiamo per esempio al numero di caduti italiani durante la battaglia del Don, quella intorno a Stalingrado. La stima dei caduti è nell'ordine di scomparsi, quindi di caduti e di scomparsi, dispersi e di feriti, è nell'ordine di proprio di caduti, poi alla fine di morti, è nell'ordine di diverse decine di migliaia di persone, ma noi tuttora non abbiamo gli elenchi di queste persone. Parla di complessivamente 70-80 mila persone, ma non abbiamo gli elenchi ancora completi. Quindi questo per dare l'idea del fatto che anche riferiti a eventi che dovrebbero essere soggetti a una, diciamo, a un calcolo minuzioso, perché un campo di battaglia è pur sempre circoscritto, le persone che cadute o ferite dovrebbe essere semplice calcolare. Ecco, anche in presenza di questo, come vedete, gli elementi quantitativi non sono affatto così certi e precisi come ci si potrebbe aspettare. Quindi io concluderei qui questa breve carrellata. Si tratta di una, diciamo, di una carrellata molto generica, però ho cercato di prendere in esame alcuni degli elementi che noi troviamo non solo nei manuali, ma in generale con cui abbiamo a che fare nel momento in cui dobbiamo parlare ai nostri ragazzi dei numeri e di come la storia li dà. Grazie. Grazie Roberto di questa chiarissima spiegazione. E ora è il momento, se volete fare qualche domanda, la leggiamo insieme, così Roberto può rispondere in diretta. Prima vi ricordo delle questioni di servizio. L'attestato di partecipazione sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito Rizzoli Education alla pagina attestati. E questo video resterà disponibile sempre sul canale YouTube, quindi lo potrete rivedere tutte le volte che volete. E anche le slide saranno disponibili sul sito Rizzoli Education fin da stasera alla sezione archivio webinar. Detto questo,
se volete fare qualche domanda a Roberto, che ce l'avete qui davanti. Qualcuno mi ha scritto che ha avuto problemi di collegamento dall'invito della newsletter. Qualche volta è successo, infatti l'unico modo per rimediarlo è entrare direttamente dal canale YouTube. Però a volte succede, comunque io lo segnalo perché non deve succedere, ecco. Potete quindi fare qualche domanda. Ecco, una è arrivata. Nel manuale di secondaria, lo studio dei dati e delle infografiche è qualche volta inserito in schede, ma nel testo narrativo non ci sono. È sbagliato introdurne qualcuno in più a sostegno della narrazione storica? No, non sarebbe sbagliato, è difficile perché il testo narrato, come voi sapete, nei manuali è sempre più ridotto, per ragioni per favorire la capacità di concentrazione dei ragazzi su una quantità di elementi piuttosto limitati, sempre più limitati, possiamo dire anche così, quindi è un pochino sempre più compatto e di conseguenza il trasferimento a livello di scheda diventa quasi inevitabile se si vuole spiegare il dato. Ecco, questo è importante perché poi aprire all'interno di un testo narrativo una specie di parentesi, spiegare tutto quanto, chiudere la parentesi, tornare al testo narrativo, come voi sapete, non è una cosa facilissima dal punto di vista proprio comunicativo. Io credo che sia giusto il dato spiegarlo, però per far questo ci vuole una certa quantità di testo dedicato in qualche modo e quindi lo spazio della scheda credo che diventi quasi inevitabile, a meno che uno non pensi di poter scrivere un manuale costruito sul dato, che non è stato fatto mai. Credo che pochi editori si cimenterebbero in una prova del genere, ma potrebbe essere un'idea. Ecco, a questo proposito ti chiedono un'altra faccia. È valutabile nell'analisi dei dati l'intenzionalità della fonte? Si riesce a farla percepire? Dunque, si riesce a farla percepire, dipende potremmo dire così, dipende dai casi. In certi casi questa intenzionalità è più esplicita, per esempio l'esagerazione dei numeri di caduti, no? In certi contesti, lì è più facile verificare la manipolazione, e quindi diciamo che il contesto bellico è quello dove più frequentemente si assiste a una fortissima infiltrazione della strumentalità. D'altra parte, come si dice sempre, no? La prima vittima di una guerra è la verità, no? Che è cosa profondamente vera, e quindi di conseguenza mi sembra che quando si cerca di tirar fuori questo elemento di discussione del numero, ecco, quello sia il contesto più appropriato. In altri casi, naturalmente, è molto più difficile perché l'intenzionalità della manipolazione è molto più complicata da far emergere e soprattutto da spiegare ai ragazzi, ecco perché può essere dovuta a delle motivazioni di carattere tecnico, delle motivazioni di carattere economico, delle motivazioni a carattere politico che però tutto sommato rappresentano una soglia, cioè una barriera all'entrata come soglia di sofisticazione che diciamo, in una normale lezione è difficilissimo fare entrare e molto spesso anche noi a livello di università facciamo fatica a far entrare, quindi non è soltanto un problema naturalmente di insegnanti medi. Ecco, poi un'altra domanda. Dal 1000 a oggi, qual è il periodo storico importante e più povero di dati? Ovviamente il periodo medievale è quello più povero di fonti in assoluto, tant'è vero che una delle più povero anche di fonti, non dimentichiamolo, anche di fonti iconografiche. Gran parte delle immagini che troviamo nei manuali spesso sono di un secolo, 2 secoli successivi, che sembra poco,
dal punto di vista, perché sempre rimangono dentro la categoria del Medioevo, ma sono in realtà un abisso, no? Pensate per esempio a tutto quello che si perde con la peste nera. Con la peste nera noi perdiamo il contatto con generazioni dell'umanità, quelle che nascono dopo il 1350 sono praticamente delle persone che non hanno quasi nulla a che vedere con quello che è venuto prima. Quelli vivi rimasti prima sono persone che rappresentano un passato remotissimo, no? Ma questo è già evidente anche senza pensare alla peste nera, tanto per dare conto di come diventa mitica rapidamente, di come diventa mitico il passato, a Dante stesso, che quando racconta di Firenze di 50 anni prima parla di cose come se fossero avvolte nella grande fascino della cavalleria, no? del mondo dei cavalieri, delle dame, e in realtà parlava della Firenze dei primi del 200, ecco, non di 1000 anni prima. Quindi ecco, dobbiamo pensare che anche per coloro che vengono immediatamente dopo, recuperare dati su quello che è venuto prima è difficilissimo, e quindi le fonti dal punto di vista quantitativo sul periodo, ovviamente sul periodo medievale, sono quelle più critiche, no? Quindi noi abbiamo il Domesday Book per i fuochi, per i primi calcoli demografici, questo mitico libro delle famiglie britanniche dei primi secoli dopo il 1000, ma si tratta di un caso pressoché unico e pochissimi altri che siano in qualche modo comparabili, ce n'è quasi praticamente niente. Ecco, le cose cominciano a cambiare intorno al tardo Medioevo e lì incominciano i dati ad essere un pochino più precisi, incominciano ad esserci i conti dei mercanti, quindi alcuni dati anche di tipo economico a essere più affidabili. Basti pensare ai volumi di Brodel costruiti sull'economia del 500 del Mediterraneo, ecco, lì c'è il tentativo di leggere questi dati secondo delle sequenze un pochino più organizzate, e siamo all'inizio, ecco, diciamolo pure. Potremmo, forse sarebbe giusto non mettere dei dati per il periodo precedente, ma anche questo è impossibile, perché dobbiamo pur sempre offrire ai nostri ragazzi una scala, come dire, di immaginazione, di quantitativa, è inevitabile. Ecco, dobbiamo però dire loro che stiamo parlando di materie appese alle trame dei sogni, o poco più. Ecco, un'altra questione molto contemporanea, dati e big data, la scienza dei dati, si applicano alle stesse categorie della classica statistica? Sì, i big data in realtà sono anche un grande feticcio del nostro tempo, perché una delle grandi questioni è la loro utilità dal punto di vista della sequenza, di come organizzarli. Non è il problema di averceli i big data, il problema è di come usarli, a cosa servono. Ecco, dal punto di vista quantitativo, questi dati, io ho visto poche statistiche fino ad ora costruite, statistiche storiche, ripeto, costruite sull'utilizzo sistematico dei big data, devo essere sincero. Le forme che si incontrano ancora oggi sono per lo più di semplificazione di fonti statistiche abituali, magari rielaborate attraverso dei calcolatori, questo sicuramente, ma non andando a prendere direttamente i big data. Questo bisogna che ce lo diciamo. Perché? Perché gli storici ancora non hanno a disposizione, perché per avere i big data dobbiamo avere anche in questo caso delle fonti relativamente omogenee sulle quali effettuare poi gli interventi di intelligenza artificiale, cioè costruire gli algoritmi. E questo è complicatissimo. Questa è una materia probabilmente degli storici del XXI secolo. Io non abbiamo neanche oggi una dimensione di fonti digitalizzate abbastanza omogenee sulle quali effettuare una ricerca che utilizzi le chiavi dell'intelligenza artificiale epistemologicamente basata su delle domande storiografiche che non sono quelle di oggi, ma sono quelle
alle quali sarebbe possibile rispondere se fossimo in grado di immaginare un meccanismo di domanda evoluta. Ecco, questa è la grande soglia della ricerca attuale e io spero che ci sia anche sotto questo profilo un avanzamento. Per oggi, per il momento, queste fonti sono ancora per gli storici non utilizzate perché gli strumenti analitici sono ancora troppo distanti dal mestiere dello storico. Ecco un'altra questione, può dire qualcosa sull'importanza degli archivi parrocchiali? Beh, certo, gli archivi parrocchiali sono la base delle nostre conoscenze locali, soprattutto per il registro delle anime in primo luogo, ma anche per il modo con cui avvengono i matrimoni, per cui i riti, per esempio, del saluto ai defunti, le nascite, sono la base della nostra vita, della nostra prima vita comunitaria, e quindi come tali dovrebbero essere protetti come i panda. Spesso lo sono, nel senso che fortunatamente ci sono archivi, quando le parrocchie vengono in qualche modo soppresse, ci sono gli archivi diocesani che li raccolgono, naturalmente, grazie al cielo. Poi abbiamo i grandi, diciamo, archivi demografici dei comuni, che spesso raccolgono il dato parrocchiale e li mette all'interno di un grande censimento di impianto, potremmo dire così, che mette insieme il dato dello Stato e quello delle parrocchie. Questo avviene nei primi anni 60 dell'Ottocento, dove un po' in Italia viene fatta questa fusione di fonti, e tuttavia lo studio degli archivi parrocchiali è ancora una delle grandi fonti di storia sociale. Pensiamo soltanto all'onomastica, cioè come chiamare le persone. Questa è una storia meravigliosa, quella dei nomi e dei cognomi delle persone. I cognomi sono un argomento affascinante, che anche questo è stato studiato recentemente, penso al libro di Bizzocchi, meraviglioso. Quindi ci sono dei mondi che vengono scoperchiati dagli archivi parrocchiali, quindi grazie per questa domanda. Bene, allora non ci sono altre domande, se non volete aggiungerle adesso in diretta mentre parlo, direi che il nostro incontro è stato molto piacevole. E vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Roberto Balzani, che rivedremo presto su questi canali. Sul sito Rizzo Education trovate tutti gli eventi dedicati, e buon pomeriggio a tutti.